Mancano 21 giorni per la chiusura della campagna elettorale. Stiamo producendo uno sforzo forte, importante, per ridare dignità ai pugliesi, alla nostra terra, per recuperare un territorio e una socialità che, vendola la sua maggioranza, ha devastato. La certificazione del fallimento di Vendola è legato alla sostituzione degli assessori, è legato ad una sanità malata che ha premiato gli amici degli amici dimenticandosi le persone, i cittadini, che non ha dato risposte di qualità dei servizi di accoglienza e di possibilità di risposta ai cittadini, che ha mortificato il turismo utilizzando le risorse per la notte bianca, che ha fatto dell'agricoltura un momento di rappresentazione culturale piuttosto che di area strategica, di sviluppo strategico per il nostro territorio, che ha creato un sistema di messa in discussione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, una rendicontazione tanto sfavorevole che Vendola oggi non parla più in Puglia, va fuori la Puglia, perché in Puglia non ha la capacità e la forza di guardare in faccia quei tanti elettori che lo avevano votato, ai quali aveva parlato di sogni utili, ma che invece la sua gestione ha realizzato degli incubi inutili. Noi vogliamo che, attraverso l'attenzione delle nostre professionalità, dei nostri giovani, delle nostre donne, di tutto il popolo di centrodestra, si possa realizzare una Puglia migliore, una Puglia autentica, una Puglia che recuperi la dimensione di regione di testa delle regioni d'Europa, una Puglia che sia riconosciuta come una regione importante, alla quale vengono consegnate le premialità per i progetti che presenta. E non le penalizzazioni che abbiamo ottenuto in termini di sanità, con la mancata di attribuzione di 270 milioni di euro in sanità per il 2007 e di quasi 300 per il 2009. Una Puglia orgogliosa di riprendere il cammino, di disegnare un modello di certezza per i giovani, di prospettiva importante per una socialità avanzata. Vogliamo mettere all'interno della cabina di regia della Puglia i problemi dei cittadini pugliesi, i nostri problemi, i problemi dei salentini, dei nostri giovani, delle nostre donne. Creiamo insieme un grande slancio per portare Palese al presidente e per sostenere il sottoscritto, l'amico di sempre, la persona disponibile, la persona che parla di politica e che realizza la politica in termini di servizio, di disponibilità, di amore, di impegno. Uniamoci tutti insieme, realizziamo la grande festa della vittoria del centrodestra con Palese presidente e andiamo a scrivere, crociando il popolo delle libertà, con convinzione, con determinazione, con entusiasmo, crocia popolo delle libertà e scrivi Aloisi.